Radio Radicale, siamo con Marco Silvestroni della Commissione Trasporti della Camera, deputato di Fratelli d'Italia, per parlare sia dei divieti di Natale, determinati dall'ultimo DPCM che impediranno gli spostamenti tra comuni, che diciamo, la situazione che si verrà a creare nei trasporti nei giorni precedenti il Natale. Allora, come vedete la possibilità che l'esecutivo possa in qualche modo rivedere alcuni dei divieti di questi giorni? Allora, c'è anche una polemica per quello che è accaduto negli Stati Uniti per il giorno di ringraziamento, che è una grande festività, una grande tradizione per gli Stati Uniti, che ha provocato un boom di contagi. Allora, potrebbe ripetersi la stessa situazione nel nostro paese per Natale e soprattutto come vedete questo scontro? Allora, è chiaro che se si prende ad esempio quello che è successo negli Stati Uniti per il giorno del ringraziamento, la paura c'è, il pericolo c'è, non bisogna negarselo. Io voglio dire, se questo virus c'è, è in circolo, effettivamente c'è. Qui però rimaniamo sempre nel fatto che non si capisce questo governo, fatto di tanti consulenti, di tanti scienziati, di tanti. Come riescono a organizzare il lavoro che poi devono fare, anche per dare tranquillità e sicurezza ai cittadini? Allora, è chiaro che gli assembramenti sono un veicolo di contagio. È chiaro che evitare il giorno di Natale, fino al 26, fino al 6 gennaio, può essere una prescrizione che può essere sicuramente utile per non veicolare il virus. Però non è pensata, perché, faccio un esempio, per i romani, ma comunque tutti possono immaginarsi la distanza, ma è possibile che si dice è vietato lo spostamento tra comuni, e però se uno abita nel comune di Roma e abita ad Ostia e può spostarsi e andare ai Monti Tiburtini. Non so come poter spiegare a chi non è di Roma, tra Ostia e Monti Tiburtini non è C'è una distanza siderale, una diciamo. distanza siderale, no? Distanza siderale. E allora è un'incongruenza che tra comuni limitrofi, che spesso e volentieri sono comuni che sono, non è che sono confinanti poi da chilometri di nulla, ma spesso e volentieri si intersecano questi comuni. Allora, per vietare quindi il passaggio tra comuni e comuni, secondo me è un'incongruenza non pensata, manca sempre una visione a questo governo. Io sarei di più, per quanto mi riguarda, allora limitarlo alle province, che è una proposta all'interno delle province, che invece, come sto sentendo oggi, sembra che stiano ricevendo le proposte che gli stanno venendo dalle regioni, che per quei giorni ci si possa comunque spostare, forse all'interno delle regioni, forse nelle regioni che non sono zone rosse, potrebbero fare immediatamente la possibilità di spostarsi all'interno di una provincia. Uno si può spostare, rimanendo sempre, perché uno da interno di Milano o di grandi città come Napoli, se sono possibili quegli spostamenti, è ridicolo non far fare i congiungimenti familiari tra comuni che sono confinanti. Poi è difficile comunque farlo tra comuni confinanti, perché diventerebbe un fatto difficile anche lì da organizzativo, che allora che siano a livello provinciale, per quanto mi riguarda, potrebbe essere vero. Comunque quello che rimane è sempre questa insicurezza che questo governo, che non ha una visione complessiva delle cose, dà ai cittadini, perché un giorno esce il DPCM che non è possibile, ora sembra che lo stiano rivedendo. Chiaramente, ben venga che rivedano, che si ritorni sui propri passi, ma insomma ci vorrebbe pure un po' in una situazione come quella, soprattutto che riguarda questo coronavirus, questa pandemia, che riguardi un po' più di serietà e un po' più di visione, in questo caso organizzativa e politica della situazione. Allora, voi temete l'assalto alla diligenza prima dello stop della mobilità, prima delle feste di Natale? Allora, che tipo di rassicurazioni avete ricevuto e soprattutto che cosa temete? Temete quello che è accaduto a marzo quando venne decretata zona rossa una parte del paese? Assistemmo tutti quanti
a una clamorosa fuga notturna da Milano al sud? La temiamo certamente, anche perché già nel DPCM, sempre nella modifica del DPCM, c'era che chi si spostava entro il 20, no? Dal 20 poteva, e quindi e già siamo a conoscenza che già iniziano i primi spostamenti. È chiaro che ci sarà un assalto alla diligenza se è organizzato in questa maniera così disorganizzata e così poco chiara. Ecco perché prima dicevo, occorre una visione, occorre dare delle indicazioni chiare, precise, ma che questa cabina di regia che loro hanno, fatta di questa moltitudine di consulenti, capiscono un po' più il territorio, capiscono un po' più quella che è la politica organizzativa. Oggi non va di moda la politica, ma occorre, no? La politica è quella cinghia di trasmissione che serve da collegamento tra quelle che sono le volontà, le esigenze del popolo, della base, che poi devono andare fino ad arrivare nei vari enti, fino al Parlamento, che deve poi fare, dovrebbe fare leggi più che i DPCM, ma insomma, che poi deve fare sintesi. Manca la sintesi, quindi è chiaro che si teme una cosa del genere, perché poi quando si priva la libertà, anche se chi magari non sentiva questo bisogno di spostamento, perché ultimamente con magari sentirsi impossibilità di andare a trovare i propri cari, spostarsi, e quindi ti viene la voglia di spostarti perché non sai mai poi come andrà a finire, quindi è chiaro che c'è questo pericolo, e questo pericolo va organizzato con una visione politica. Senta, un'ultima domanda. Lei, dopo il dibattito di ieri, ha visto la figura di Conte ridimensionata? Ho visto una figura di Conte ridimensionata. Conte interrogativo? Sì, ho visto una figura di Conte ridimensionata. Conte però non è un politico, quindi non è ridimensionata, non so quanto lui senta questa suo essere ormai accerchiato anche dentro casa. Per cui la reazione non è mai una reazione quella che uno si possa pensare che può avere, ma in realtà mi dà l'impressione che il Conte, insomma, viva un po' della sua immagine, e poi è mal consigliato. Bisogna più che considerare se lui si è visto ridimensionato, come si sentono ridimensionati quelli che sono i suoi consiglieri, secondo me. Certo. Però sicuramente c'è. Ora vedremo come andrà a finire al Senato. Ecco, ma questa sua idea di voler tagliare fuori il Parlamento comunque da ogni... Cioè lui è stato messo lì, non ha una sua, secondo me, volontà politica. È mal consigliato sicuramente dal suo entourage voluto dai 5 Stelle, che più che probabilmente dal Partito Democratico, che gli danno questa impostazione di essere un dittatore in questa fase, di esautorare tutti quelli che sono gli organismi istituzionali e di essere uno che prende le decisioni da solo, quindi abbiamo un piccolo dittatore, no? Però io dico, alla fine, secondo me, se ne stanno accorgendo, si sta stancando anche lo stesso Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle, che ormai è una maionese impazzita, non ha più, secondo me, una ripeto, la chiamo sempre visione politica, una strategia. Partito Democratico sì, Italia Viva sappiamo benissimo quali sono le posizioni, ma credo che anche il Partito Democratico incominci a averne piene le scatole di come Conte voglia gestire autonomamente questo potere che gli è stato dato dal popolo, gli è stato dato dagli italiani, e quindi dal Parlamento. E è vergognoso questo sistema di voler esautorare tutti gli organismi istituzionali e voler essere un che decide e decide da solo. Poi di fatto non decide da solo, perché, lo ripeto, è mal consigliato da chi gli sta intorno, tanto è vero che ha passi in avanti e continui passi indietro, perché comunque non è organizzato e non ha una visione completa di quello che dovrebbe essere la sua figura, e cioè l'uomo sintesi delle tante esigenze e volontà. Questo gli manca sicuramente. Bene, io la ringrazio. Grazie a Marco Silvestroni, Fratelli d'Italia. Grazie a voi.